perfetti, cantavamo tutti e siamo ballerini. Se dice gente allegra, Dio l'aiuta, e a noi ci aiuta, e voi sapete perché? Ogni tanto una bagnata e una... E ritorniamo on air in questa puntata speciale dedicata al Natale di Roma. Di sottofondo abbiamo Gabriella Ferri con Fiori Trasteverini. Invece, per quanto riguarda la sessione appena ascoltata, abbiamo sentito in sequenza Linval Thompson, Joe Higgs, Max Romeo e Dennis Brown. Yeah, proprio direttamente dalla Foundation della musica reggae. Immortale. Eh sì, che c'è sta tutta con le radici. Oggi è proprio il giorno delle radici, le nostre sono quelle romane, ma quanto è bella Gabriella. Beh, altri tempi, altra gente. Guarda, guarda, per me è una degli artisti romani dei Stornelli che... più spacca, belle, più belle, cioè più belle, sì, nel senso ce ne so tanti, ma non lo so, lei c'ha qualcosa di particolare, c'ha sta voce così, sta timbrica di voce, non lo so perché. La romanità, l'essenza della romanità. Sì, sì, sta calata proprio bella. E dai, bella va. Proprio. E allora, parlando di Roma. Questi giorni, a proposito del Natale di Roma, ci sono state tante iniziative che purtroppo noi romani snobbiamo sempre. Sono stati aperti tanti musei per la città, e dai musei al chiuso a quelli all'aperto, visto che Roma è un museo a cielo aperto, e purtroppo noi ne sappiamo meno dei cinesi, dei giapponesi che vengono qua, degli stranieri. Sta cosa è grave, sta cosa assurdo, è grave. Sì, eh? Eh sì, dovremmo fare più attenzione alla nostra città. Sì, pure perché è una città storica, conosciuta in tutto il mondo, e... che rappresenta anche uno degli imperi che, se te va a fare un attimo due conti, di quando, sì, dominava l'Europa, stavano avanti di parecchio. Certo, non ci scordiamo che oltre, cioè, erano conquistatori, ma portavano la civiltà, portavano, sì, l'acqua, portavano l'istruzione ai popoli. Ecco, prendi i Galli là, quello che si siete sempre, Giulio Cesare combatte Asterix e Obelix, quello è incartonato, però ecco, lì stavano impicciati e gli hanno portato un po' la civiltà come dovrebbe essere, insomma. Certo, quando vai a portare civiltà, diciamo che un popolo si sottomette all'altro, non è proprio bella sta cosa, però insomma, se a fin de bene, non è come adesso che vanno a esportare la democrazia solo per interessi. Eh sì, oggi sono più barbari solo che romani. Solo per interessi. A voglia. E allora, dopo questa sviolinata alla nostra città, a Roma, andiamo avanti con la prossima selezione reg. E allora, spara, va. Non esagerare. Ma voi mi avete costretto a fare vostra moglie. E io voglio che mi portate rispetto. Ma che te sta a inventare? Io sono venuto qua perché c'ho da lavorare. Io c'ho da andagà. Batte l'arcesso e là se me fa. Ma a me non me va. Tata dannà. Ma tata dandan tu. Ma battela va. People, I know that you feel it. I
pray about a work witchcraft. Man, yo, in a them trap, yo, we not get caught. One carry in the valley, but with God to walk. Not yo, could I never make them lead me astray. Chat the hand me back, but me hear everything them say. Only link when them want you, I man. In a crowd, them a try to deny man. Know your friends, they know. This
could ever drop me. I see your false prophecy, you can't flap me. I see no Jackie Chan tie can come top to I. No Babylon boy could ever stop me. I have a heart like a lion, strong like Mount Zion. So Babylon can't ever get me down, can't ever get me down. My God and King, he never sleep, always watching over me. So Babylon can't ever get me down, can't ever get me down. To all my citizens of the world, well if you're feeling like me, and you're ready to take control. E ancora in onda su Sounds Good Vibes, abbiamo appena ascoltato Million Styles con Love We Deal With, Shogun, Know Your Friends, Chris Marty, Jain Ai, Jassam featuring Peta Morgan, A Heart Like a Lion. E dai, oh. Allora, parliamo un po' dell'isola dove giornalmente, settimanalmente, mensilmente, annualmente si produce a rotta di collo musica e questo mese sono usciti un paio di album importanti del genere roots, One Drop, che riguardano i Morgan, che tornano dopo circa 2 anni con un nuovo album uscito circa il 20 aprile, che si chiama Strictly Roots, un titolo manifesto nel quale il gruppo cerca di definire la loro idea delle radici, un vocabolo alla portata ben più ampia di quello che molti possono pensare. Proprio un tema visto oggi, delle nostre radici. Loro, Kid più di Gemagani, amano le proprie radici. Lorenzo? Come noi amiamo le nostre. Usa un attimo. Tu è perché sei troppo tecnico là dietro a qua console. Sei multimediale, tridimensionale. Smanettà in senso buono, ovviamente. Bene. E oltre ai Morgan, questo mese è uscito, che già l'avevamo detto nelle scorse puntate, l'album di Proto J, Ancient Future, che già si contende il titolo di migliore album del 2015. Merito appunto di Proto J, bravo, insieme ad un gruppo di musicisti e alla supervisione del grande produttore Winta James. Ricordiamolo che Proto J sarà in concerto col nuovo album del nuovo tour all'Intifada a Roma il 9 maggio e l'8 maggio il giorno prima a Bologna. Quindi concerto da non perdere assolutamente. Sarà un gran progetto, sì, un gran progetto, sarà un gran concerto che seguirà un pomeriggio molto importante, perché sempre sabato 9 a Roma si terrà la 15ª edizione della Million Marijuana March, che è l'evento globale contro la persecuzione della cannabis e a favore della legalizzazione, certo, delle persecuzioni dei consumatori, il diritto a coltivarla, il diritto all'accesso per l'uso terapeutico e niente, si svolgerà in diverse città contemporaneamente in tutto il mondo.